ma l'unica potrebbe essere il Napoli, perché l'Inter ha fatto due partite dove la dea fortuna li ha aiutati con noi e con voi a conquistare 6 punti e ne meritavano 0. Però ecco, bisogna venire con la pa' San Gennaro. Santa Rosalia ci ha abbandonato, San Gennaro non lo so cosa fa con Napoli. Saremo a vedere. Nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna, però è chiaro che contro l'Inter ho visto una squadra sola, era il Napoli. Certamente non ha ancora la coscienza di essere diventata l'antagonista numero uno della Juve come continuità, ma è l'unica che ritengo all'altezza per combattere contro la Juve. Di Aronica ne parlavamo anche l'anno scorso, lui vorrebbe tornare a Palermo perché è casa sua, che è la sua città, e ne abbiamo parlato a suo tempo, e poi non si è concretizzato. Lo sta facendo la Monaco, il nostro amministratore delegato, direttore sportivo. Non lo so, ecco, se ci sia, non penso che Morganella in questo momento ci possa. In questo momento il Palermo ha bisogno di giocatori, non di togliersi dei giocatori, perché siamo in difficoltà e dobbiamo uscire da questa situazione. Credi che Aronica possa essere un rinforzo importante per Giampiero Gasperini già a gennaio? Io penso di sì, se sarà possibile, perché soprattutto a livello psicologico. Aronica è un giocatore che è abituato da anni a lottare per il vertice, e noi abbiamo purtroppo quest'anno troppi giocatori in squadra che sono retrocessi l'anno scorso, 2 anni fa, e la mentalità è molto importante. Ma è da anni che io ritengo che la giustizia sportiva vada riformata, perché se c'è un ambito nel quale non esiste una certezza della giustizia, nel senso lato della giustizia, quello che deve essere la giustizia, una cosa giusta, che deve condannare in base alle prove e non a presunzioni, deve assolvere quando non ci sono delle prove e non su delle presunzioni. Ecco, questo secondo me la giustizia non lo è. Non ritengo che la giustizia sportiva si possa arrogare dei poteri che sono della giustizia ordinaria, cioè fa dei danni enormi. Un conto è squalificare un giocatore perché ha fatto un intervento sbagliato in campo, e un conto è andare su questo tipo di presunti reati, dove ci vuole un'indagine seria, ci vuole secondo me la giustizia ordinaria, non la giustizia sportiva. Anche io la vedrei la giustizia sportiva, ma magari una coda, una costola della giustizia ordinaria, e però con gli stessi principi, e non si parla sui fatti, sulle prove e non sulle presunzioni. Se tu fai una giustizia sulle presunzioni non si chiama più giustizia, ma si chiama qualcosa di politico. Ma sì, è tutto sbagliato quello che va contro il buon senso. Se lei adopera il buon senso nelle cose e anche nella giustizia, vedrà che fa le cose giuste. Se si adopera la demagogia come deterrente per far sì che non succeda qualcosa, non va bene. Cioè fare il coprifuoco per una notte nelle città perché non succedono dei delitti non va bene, perché toglie la libertà. Per cui non bisogna fare demagogia su questo. La responsabilità oggettiva è una stronzata pazzesca dal punto di vista giuridico. E tu giocherai ad Udine il prossimo turno di campionato, Udinese-Palermo, proprio l'ultimissima, presidente, ti aspetti un pronto riscatto da parte della tua formazione? Noi siamo un po' disperati, abbiamo bisogno di punti, mi aspetto punti, da qui in avanti dovremo farli, altrimenti ci troveremo davvero in difficoltà. Stavi per dire altrimenti cambierò guida tecnica? No, assolutamente no, io ho grande stima di Gasperini, penso che rimarrà diversi anni, non è un problema della guida tecnica, è un problema di come è stata costruita la squadra. È stata costruita per un altro gioco, dei giocatori in cui credevamo di più ci hanno dato di meno, abbiamo fatto degli errori e li rimedieremo se possiamo a gennaio, ma Gasperini non c'entra niente, anzi Gasperini è un qualcosa in più che noi abbiamo.